di Sempione News, oggi è ospite di Sempione News, abbiamo con noi Giuditta Tanzarella di Eoltre Coaching. Buongiorno a tutti. E con Giuditta oggi andremo a toccare un argomento di stretta attualità. Le scuole sono ritornate chiuse per via ancora della pandemia che ci sta travolgendo e quindi chiediamo a Giuditta un po' in ottica coaching come relazionare e gestire il tempo con i nostri ragazzi. Ahimè, hai ragione Jessica, è tornato altamente attuale questo tema, in particolar modo, insomma, spero che attraverso un po' degli spunti che mi arrivano dalla mia professione, dalla metodologia che sono solita applicare, spero di riuscire un po' a trasferirvi degli elementi di valore, insomma, per cercare di gestirci al meglio, no, all'interno di questo contesto. È proprio il coaching per certi versi che infatti un po' mi suggerisce delle strategie, no, che possiamo cominciare a considerare in via anticipatoria. Quello che fa un coach, Jessica, quando lavora con un suo cliente, e lo sappiamo, nel coaching noi cerchiamo di focalizzarci a ottenere una migliore gestione di noi stessi, no, per raggiungere degli obiettivi di valore. Ecco, in questo caso io credo che nella relazione genitore-ragazzo sia tantissimo importante far uso di un qualcosa che noi nel coaching addirittura riteniamo fondamentale, cioè cercare di ascoltare ciò che il nostro cliente non dice ma fa. Questo che cosa vuol dire? Penso che oggi sia davvero importante osservare anche i nostri ragazzi attraverso questa lente, cioè quello che non ci dicono, ma cominciare ad osservarli attraverso la lente del comportamento, cioè cominciare proprio a osservare se ci sono dei micro spostamenti di valore importanti nei loro comportamenti, nei loro atteggiamenti. Quindi vi faccio degli esempi pratici, può essere cominciare a osservare se magari il nostro ragazzo, che è sempre stato un ragazzo allegro, sorridente, chiacchierone, ultimamente ha una virata importante, è diventato estremamente usone, titubante al dialogo e così via. Ma dall'altra parte credo che abbiamo anche un altro indicatore molto importante da poter considerare e anche osservare, che è sicuramente, diciamo così, focalizzarsi su tutti quei codici non necessariamente comportamentali ma sempre parte della comunicazione, che sono fatti dalla modalità con cui loro stanno gestendo il loro, ad esempio, tempo, il loro modo di fare le stesse cose. Quindi vi faccio un esempio: se avevamo un ragazzo particolarmente capace nell'organizzazione, nella pianificazione dei suoi compiti, perché in questo momento non cominciare a prestare maggiore attenzione se invece ci dà dei segnali che ci fanno capire che veramente sta mancando negli stessi aspetti che fino a poco tempo fa erano per lui assolutamente usuali in termini di facilità, no? Era un qualcosa che veniva da sé. Ecco, questi credo che siano sicuramente delle informazioni importanti da cominciare a osservare, ci danno degli spunti a mio avviso. E un secondo aspetto, secondo me, molto importante invece, che come genitori è importante continuare a salvaguardare oggi, e che è l'aspetto che nel mio lavoro più amo ed è il più catalizzante in termini di spostamenti emotivi, è cercare di continuare come genitori, per quanto credo possa essere anche per noi difficile, a evidenziare la bellezza, cioè aiutare, diventare un po' una sorta di tutori legali, io dico, della loro creatività, per cui invogliarli in continuazione a osservare il nuovo, ad aprirsi al nuovo, a cercare di in tutti i modi considerare le situazioni anche da nuove angolazioni, ideare piani B se questo ci può essere utile, aiutarli a conservare, a ideare, progettare il nuovo, quindi in tutti i modi possibili. Mi viene in mente, guarda, per magari un bimbo più piccolino con il papà andare a ideare un aquilone, quindi costruirlo insieme. Insomma, il punto è cercare di continuare a nutrirvi di bellezza, perché credo che questo sia un aspetto che ognuno di noi in questo momento sta patendo fortemente. Siamo un po' bombardati da tutto ciò che purtroppo non ha niente di bello, no? E quindi anche i nostri pensieri si adeguano. Il bello dobbiamo cercare di tenerlo stretto. Bellezza, creatività, come organizzarci nello spazio-tempo, nella dimensione famiglia?
Ecco, questo guarda, un altro punto insomma, su cui ci sarebbe tanto da dire, no? Ci riflettevo su questa cosa qualche giorno fa. Penso che fondamentalmente la famiglia oggi altro non è che la metafora di un team in azienda, no? Io lavoro spesso in questi ambiti e non trovo tanta differenza. Oggi credo che a una famiglia sia richiesto un contributo speciale, che è quello di diciamo così, innescare una sorta di coscienza, se vogliamo, anche focalizzata al noi e quindi non più solo concentrata al singolo, ma ognuno di noi, ognuno che parte di questo team, io dico, deve avere a mio avviso dei ruoli specifici che è importante che diventino il più possibile responsabili, quindi sia dai più piccolini ai più grandi. Dobbiamo riuscire, io dico, con impegno a cercare di modificare anche l'organizzazione familiare, se ci troviamo purtroppo in un momento in cui diventa vitale per noi superare al meglio questo momento, ma credo che poi dobbiamo anche salvaguardare quella che è la comunicazione aperta, quella che è fatta di confronto attivo. Se io penso a quali sono, diciamo così, le tre parole vincenti per un team per arrivare a grandi risultati, è un po' lavorare su questi tre aspetti, per cui la pianificazione o comunque l'organizzazione, la responsabilità di chi fa cosa, come e quando, ma anche poi tenere viva la comunicazione, no, tra i componenti. Bene, direi che allo stesso modo l'obiettivo di una famiglia oggi è anche proprio quello di superare al meglio questo momento di difficoltà, tentando di salvaguardare, ma dall'altra parte anche soddisfare quelli che sono i bisogni di ognuno, no? E credo che qui diventi importantissimo renderci conto che siamo una famiglia e quindi che nessuno per certi versi è solo, no? Ma in questo credo che sia importante che ci sia proprio anche un trasmettere con pulizia il fatto che siamo insieme a gestire questo momento. Nel team famiglia, come affrontare, con che prospettiva affrontare il futuro? Con la prospettiva, a mio avviso, che dal coaching ci arriva sempre, cercando di ideare delle soluzioni nuove, piani B, nuove considerazioni, nuove riflessioni che in qualche modo riescano a spostarci da dove siamo in rispetto a dove vogliamo arrivare. Quindi credo che ogni famiglia, ogni micro contesto abbia, diciamo così, una sorta di ideale a cui ambire, no? Magari ci può essere la famiglia che ha voglia di passare più tempo insieme o che sente questa necessità. Magari c'è una famiglia diversa invece che passa molto tempo insieme ma decide di lavorare sulla qualità di questo tempo, no? Perché ognuno di noi poi ha abitudini diverse. Ecco, io credo che anche questo punto sia un qualcosa di importante che a mio avviso è importante che contenga, diciamo così, una sorta di divisione che a mio avviso è differenziante, che sento di voler condividere con voi. Ed è un famoso detto Zen che a me ha sempre colpito moltissimo, che tengo sempre con me, perché mi regala molto. E questo detto dice: non chiuderti, non chiudere, non farti chiudere. Cioè, non chiuderti, nonostante le esperienze e i momenti difficili ti stiano attraversando. Non chiudere, cioè cerca di tenere l'apertura agli altri, di non limitare l'espressione degli altri e quindi torniamo alla creatività. E l'ultimo, non farti chiudere dalle esperienze difficili. Per cui, ecco, io penso che questo è un momento molto importante in questo momento, lavorare nell'ottica della flessibilità, dell'apertura, della comunicazione. No, sguardo diverso. Facendo del nostro meglio per far sì che sia uno sguardo più che diverso, a mio avviso, colmo di tutto ciò che questo periodo in qualche modo ci ha lasciato, ma che soprattutto, diciamo così, venga elaborato, diciamolo così, venga capitalizzato per il futuro, no? Per certi versi. Grazie, grazie Giulietta, ringraziamo la nostra coach e vi salutiamo. A presto!